In questi giorni di ricordo della strage di Capaci abbiamo assistito, e credetemi soffro nell'affermare questo, al trionfo della ipocrisia, della sterile retorica, di molti che fingono di commemorare i morti dopo averli mortificati da vivi, di chi comunque vuole riportare solo ad aspetti emozionali ed intimistici vicende che hanno avuto e continuano ad avere un'importanza ben più ampia nella storia del nostro Paese. Mi sono volutamente astenuto dal partecipare al coro delle dichiarazioni, dei ricordi, delle passerelle televisive. Oggi voglio semplicemente sottolineare un mio convincimento. Dal 92 ad oggi uno sforzo importante, impegnativo di molti magistrati e molti investigatori ha consentito di conseguire, con i processi che si sono celebrati per le stragi del 92 e del 93, dei risultati, che sono anche dei risultati importanti, che non erano scontati e che sarebbe profondamente ingiusto sottovalutare. Per esempio, a proposito della strage di Capaci, abbiamo una sentenza definitiva di condanna per 37 esecutori e mandanti dell'eccidio, tutti uomini di Cosa Nostra. È comunque un risultato importante nel paese delle stragi impunite. Ma chi veramente sa e conosce che cosa è emerso da quelle indagini, da quei processi, oggi a distanza di 25 anni, non può mettere un bollo di verità esclusiva, di purezza mafiosa su quella strage. Quelle sentenze non devono costituire un punto di arrivo finale dello sforzo di ricerca della verità, ma un punto di partenza attraverso il quale rilanciare la ricerca di, a mio avviso, sempre più evidenti responsabilità di ambienti e uomini estranei a Cosa Nostra. Sono veramente numerosi e concreti gli spunti, gli indizi, i fatti dai quali partire alla ricerca del completamento della verità, perché una verità parziale è pur sempre una verità negata. Oggi voglio accennarvi soltanto ad alcuni dei dubbi rimasti insoluti da questa stagione di inchieste e processi. Perché in questo Parlamento, nel marzo del 92, l'autorità massima di pubblica sicurezza, il ministro degli interni, Scotti, parlò dinanzi alla Commissione antimafia e alla Commissione affari costituzionali di, subito dopo l'omicidio Lima, di un inizio, di un piano di destabilizzazione da parte mafiosa e non solo mafiosa per sovvertire l'ordine democratico? E perché l'allarme venne assolutamente sottovalutato, perfino dopo che la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio ne confermarono l'attendibilità? Perché addirittura quel ministro degli interni fu sostituito e non divenne ministro nella nuova compagine governativa insediatasi il 28 giugno del 92? Perché i mafiosi che avevano già progettato e pronto nei minimi particolari qui a Roma l'omicidio del giudice Falcone, che sarebbe avvenuto in maniera molto facile qui a Roma, vennero stoppati e richiamati a Palermo da Salvatore Riina perché l'attentato doveva essere realizzato con modalità clamorose e con molta difficoltà, facendo saltare un pezzo di autostrada, ma doveva essere realizzato a Palermo? Cosa intendeva dire Riina recentemente, nel 2013, quando il suo compagno di socialità, tale Lo Russo, raccontava di avere detto ai suoi più stretti sodali che se fosse circolata all'interno di Cosa Nostra la piena verità sulla strage sarebbe stata la fine di Cosa Nostra? Questo lo dice Salvatore Riina. Quali sono le persone importanti di cui ha parlato
il pentito Cancemi, che in quel periodo delle stragi incontravano Riina? Perché qualcuno si è preoccupato di fare sparire i file informatici di Giovanni Falcone? Perché Giovanni Falcone aveva portato con sé a Roma alcuni atti relativi a Gladio, la stessa organizzazione della quale, prima che ne diventasse nota politicamente l'esistenza, già gli aveva parlato qualcuno a Palermo, mettendo a verbale determinate conoscenze? Perché il telecomando venne consegnato a Giovanni Brusca, che lo azionò, così dice la sentenza, giusto da Pietro Rampulla, un esponente storico della destra estrema? E perché questo Pietro Rampulla, che doveva partecipare materialmente il 23 maggio all'attentato, invece, adducendo una scusa, rimase a casa sua? Qual è la vera origine, o meglio il vero significato, del foglietto repertato dalla scientifica sul cratere di Capaci, poche ore dopo la strage, contenente annotazioni su numeri telefonici riconducibili al SISDE di Roma e al capocentro del SISDE di Palermo? Cosa si nasconde dietro la morte di Gioè Antonino? Uno degli autori della strage, che però stava conducendo una trattativa parallela a quella più nota con lo Stato per il recupero di opere d'arte rubate da parte di Cosa Nostra in cambio della concessione di arresti domiciliari a uomini di spicco di Cosa Nostra. Perché questo soggetto si suicidò, ammesso che si sia suicidato? In sostanza, chi sono e che ruolo hanno avuto nelle stragi le menti raffinatissime già individuate da Falcone come i veri ispiratori e autori dell'attentato subito nel giugno dell'89 all'Addaura? Perché in tempi così stretti, dopo Capaci, venne preparato in fretta e furia l'attentato di Via D'Amelio? Quelle sentenze dicono che ci fu un'accelerazione. Perché ci fu questa accelerazione? E la sottrazione dell'agenda rossa è funzionale ad impedire che si potesse risalire al motivo di questa accelerazione e della fretta di uccidere Borsellino? Vedete, in presenza di questi e di tanti altri ugualmente importanti buchi da colmare, non ci possiamo accontentare della retorica. Non è accettabile quello che è oggi, e cioè che l'interesse all'approfondimento della verità su queste vicende sia rimasto appannaggio di pochissimi magistrati e pochissimi investigatori, sempre più isolati, senza risorse, quando non ancora ostacolati o derisi come appassionati di archeologia giudiziaria, e considerati quasi come gli ultimi giapponesi che si ostinano a combattere una guerra quando la guerra è finita da tempo. Oggi, per non tradire e calpestare la memoria di Giovanni Falcone, abbiamo una sola strada, dura, tortuosa, che costerebbe lacrime e sangue a chi avrà il coraggio, costerà lacrime e sangue a chi avrà il coraggio di tracciarla. Dobbiamo pretendere tutti il massimo sforzo nella prosecuzione delle inchieste, da parte delle autorità giudiziarie, da parte, con i suoi compiti di coordinamento e di impulso, della Direzione Nazionale Antimafia e delle direzioni distrettuali antimafia competenti. Dobbiamo pretendere il massimo sforzo delle eccellenze delle forze di polizia, come il massimo sforzo fu assicurato nell'immediatezza delle stragi per cercare di trovare gli esecutori materiali mafiosi. Dovete valutare seriamente l'opportunità, a mio avviso chiarissima, di una approfondita inchiesta politica, magari della Commissione Antimafia, che accompagni e sostenga lo sforzo giudiziario. Dobbiamo stimolare la massima attenzione dell'opinione pubblica e pretendere verità e giustizia. Noi tutti, cittadini.
Solo così penso che continuerà ad avere un senso la speranza che le idee, le passioni, il senso profondo della giustizia e l'amore per il proprio paese di Giovanni Falcone continui a vivere oggi ed in futuro. Grazie.